Più del 60% di raccolta differenziata raggiunta nel 2012 e per i prossimi mesi l'obiettivo è di incrementare la percentuale, divenendo uno dei comuni più virtuosi in provincia di Napoli. Soddisfazione questa mattina da parte del sindaco Figliolia e della giunta comunale di Pozzuoli nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. La differenziata porta buoni frutti. I cittadini dell'area Flegrea, a quanto pare, hanno ormai preso dimestichezza con il porta a porta, facendola diventare una sana abitudine. Negli ultimi mesi sono aumentate anche le denunce da parte dei privati, sintomo questo di un attaccamento al territorio. Soddisfazione nelle parole dell'assessore all'ambiente Francesco Cammino. Siamo convinti e siamo ambiziosi di superare brillantemente questo risultato, perché con la nuova gara di appalto che abbiamo fatto dei 6 anni, che domani dovrebbe andare, diciamo, nella fase finale, perché è l'ultimo giorno che i tecnici riuniranno per esaminare tutti i contenuti della delibera. Nel momento in cui partiremo con questi 6 anni daremo una garanzia in più sia all'amministrazione sia alla società vincitrice della gara di appalto, con nuovi mezzi, con nuovi uomini, per dare un migliore servizio alla città. In questi giorni inoltre il Consiglio Comunale di Pozzuoli, su proposta della Commissione Bilancio, ha approvato con voto unanime di maggioranza l'eliminazione dell'incremento dell'IMU 2013 dal 4 al 6 per mille sulla prima casa. Con questo atto si evita in pratica di far pagare ai cittadini la quota, il 40%, che il governo non restituirà ai comuni e che nel caso di Pozzuoli ammonta circa 1.650.000 euro. Resta invece l'aumento del 3,91% sull'imposta per la seconda casa, che però l'amministrazione utilizzerà per compensare l'incremento della Tarsu, decretato dalla provincia di Napoli. Soddisfatto, il sindaco Figliolia ha affermato: abbiamo raggiunto un ottimo risultato, ovviamente questo è un primo step, dobbiamo ancora migliorare, c'è ancora molto da lavorare, la presentazione di stamattina è proprio perché riteniamo che dobbiamo ancora fare dei grossi passi in avanti, le prospettive ci sono, tra l'altro penso che per la prossima settimana sapremo pure la nuova azienda che lavorerà con noi per 6 anni, quindi lavoreremo con serenità per poter raggiungere non il 60%, ma noi riteniamo, con tutte le difficoltà che ha una città di circa 90.000 abitanti, ma di superare abbondantemente il 65%.